Nell'ambito dell'esame del cosiddetto decreto legge mille proroghe sono state soppresse le provvidenze editoria con effetto retroattivo al 1 gennaio 2009 per le sole imprese radiofoniche e televisive locali. Di contro però sono state riconfermate in toto le provvidenze per le sole radio e giornali di partito, nonché sotto forma di sgravi per i grandi gruppi editoriali come ad esempio Repubblica, L'Espresso, Corriere e Mondadori. Un provvedimento, quello deciso dal governo, che metterà in seria difficoltà le imprese radiofoniche e televisive locali, già fortemente penalizzate dal periodo di forte crisi delle vendite pubblicitarie e che confidavano appunto sulle provvidenze in cui avevano diritto in base alla legge. Piccole realtà che sul territorio assicurano rilevanti livelli di informazione locale, ognuna nella propria zona, che ogni giorno danno voce ai cittadini e alle loro difficoltà e cercano di offrire tutte le informazioni utili per conoscere il proprio territorio, le sue problematiche e le sue potenzialità. Noi di Italia 2, aderendo all'iniziativa dei nostri colleghi e delle associazioni di categoria, lotteremo affinché il governo giunga ad un ripensamento, al fine di recuperare una forma di sostegno che non rappresenta peraltro un onere rilevante per lo Stato, mentre per le imprese radiotelevisive locali costituisce una misura di garanzia del pluralismo informativo e dell'occupazione nel comparto. Di certo, comunque, la garanzia che diamo a tutti i nostri telespettatori, che da anno pongono fiducia nel nostro lavoro sul territorio e ci sostengono con affetto, è che non riusciranno a spegnere in noi la volontà di proseguire nel nostro ruolo di umile coscienza critica dell'informazione.